Io sono uno studente al terzo anno di scienze tecniche psicologiche e contemporaneamente uno studente della Scuola di Studi Superiori di Torino. E proprio per questo mi trovo qua a trattare di un argomento che a me sta molto a cuore, come quello della meritocrazia. Perché? Perché quando si parla di magistrali a numero chiuso non si può distinguere il discorso da un discorso di qualità dell'istruzione come da un certo criterio che a un certo punto deve essere meritocratico. Il punto qual è però? Il punto è che scoraggiare nella continuazione di una triennale, come può essere uno scoraggiamento dovuto al fatto di trovarsi di punto in bianco a dover sostenere un test d'ingresso, può essere coerente con un discorso meritocratico? Come si può decidere cos'è la meritocrazia? Cioè, o come si può decidere come attuare la meritocrazia? Il discorso è che la meritocrazia, almeno secondo me, esiste ed è una buona cosa. Il punto è che nessuno sa definire con certezza cosa sia questo criterio, come non sappiamo per esempio come si decide qual è il criterio dell'intelligenza. Sappiamo benissimo che non c'è un'uguaglianza tra chi prende un 30 e chi prende un 18 e effettivamente un discorso di distinzione può avere senso. Tuttavia, se si dà una definizione iniziale di meritocrazia, non si può cambiare questa definizione in corso d'opera. E anche per questo introdurre un numero chiuso potrebbe, cioè, sarebbe questo come significato. Quindi non si possono neanche decidere a posteriori rispetto a quando gli studenti sono iscritti a una triennale con determinate regole, quali siano poi i criteri meritocratici per cui questi stessi studenti dovrebbero o meno poter accedere a un corso d'opera. Inoltre, la meritocrazia non significa tagliare il diritto di studio, significa che ci sarà uno sbarramento, di questo ne siamo consapevoli, e il primo sbarramento che noi ci ritroviamo a dover affrontare e che ci viene presentato addirittura prima di sottoporre la nostra prematricolazione al test ingresso della triennale è quello del lavoro, che sappiamo benissimo non essere molto, non per tutti sicuramente, però ci avete anche insegnato in questi 3 anni che soprattutto noi di questa generazione dobbiamo avere a che fare con la flessibilità e quindi dobbiamo saperci orientare. Questo però non significa non poter sapere e non potersi formare per diventare cittadini consapevoli nella maniera in cui si vuole. Grazie. Buongiorno a tutti, io invece sono una studentessa del primo anno perché abbiamo ritenuto che anche il problema del numero chiuso alle magistrali tocchi anche gli studenti del primo anno che comunque dovranno affrontare questa proposta e questo tipo di provvedimento che si sta decidendo di prendere. Noi abbiamo cercato delle alternative al numero chiuso alle magistrali e abbiamo pensato che una soluzione potrebbe essere quella di lasciare le magistrali a numero aperto e inserire, come in altre facoltà, all'interno della magistrale degli esami di sbarramento, in modo che lo studente che in base alla sua preparazione sarà o meno in grado di passare l'esame e quindi di continuare in corso d'opera il proprio piano di studio può essere rallentato, quindi è una cosa che tocca esclusivamente lo studente in sé e non essere sbarrato prima ancora di poter accedere alla magistrale stessa. Un'altra soluzione che ci è venuta in mente per cercare di trovare anche dei compromessi tra noi studenti che non siamo molto favorevoli al numero chiuso e tra i docenti è stato quello di proporre 2 sole magistrali anziché 4 con all'interno dei corsi che tocchino altre discipline interdisciplinari in modo da limitare comunque le risorse all'interno delle magistrali. È un problema che è sorto invece per quanto riguarda gli studenti del terzo anno che hanno affrontato l'Erasmus e che stanno affrontando l'Erasmus e che nel momento in cui torneranno qui, dopo il percorso di Erasmus, si troveranno a fronteggiare delle situazioni che non sapevano e che non sanno tuttora perché sono fuori e si troveranno quindi a dover concludere in tempi ancora inferiori rispetto agli studenti che sono qui delle problematiche molto importanti. Arriveranno qui con il tirocinio da fare perché molti Erasmus non permettono il tirocinio, non tutti ma molti non lo permettono, e quindi dover affrontare il tirocinio. Molti tirocini però, e questo è stato detto da studenti che lo stanno affrontando in questo momento, che se per far domanda al tirocinio gli hanno proposto che sarebbe il caso di laurearsi entro ottobre. Il problema è che se si laureano entro ottobre ovviamente limitano la loro possibilità di entrare alla magistrale, quindi devono laurearsi entro luglio, ma molti tirocini gli hanno rifiutato la domanda.
quindi è un circuito chiuso. Inoltre, secondo noi c'è stata poca informazione tra studenti e docenti e quindi vorremmo sottolineare la comunicazione tra studenti e docenti.